Vengo dal Mali, sono arrivato in Italia nel 2015, mi sono laureato in economia dell'ambiente a livello magistrale e per quello motivo sono qua per parlare dell'impatto del cambiamento climatico sul lago Chad. Il lago Chad dagli anni 60 a oggi è cambiata da 90% della sua area inondata e quello è dovuto a parecchi fattori. C'è il fattore climatico che influenza la piovosità, che è uno dei motori che alimenta il lago Chad, quindi se non piove tanto vuol dire che l'acqua non entra nel lago, e rispetto anche alla profondità del lago, perché quel lago è particolare, è vero che è condivisa tra quattro paesi, ma ha una profondità solo tra 7 a 10 metri di profondità, quindi quello che spiega un pochino al momento in cui la pressione è alta intorno al lago, e quello influisce anche sulla sua capacità di poter resistere alla variazione climatica. La questione antropica è molto fondamentale perché il lago è sfruttato in tre categorie principali di attività, che è la pesca, l'allevamento e l'agricoltura. Quindi queste attività richiedono soltanto l'acqua. La pesca si svolge rispetto alle risorse ittiche, ma per quanto riguarda l'allevamento e l'agricoltura bisogna proprio di assorbire l'acqua. Quindi ciò si diventa un problema quando la domanda è alta rispetto all'acqua, attraverso l'irrigazione, attraverso il bestiame devono bere l'acqua, devono anche avere dei spazi inondati per poter nutrirsi. Quindi negli anni 70 è stata una grande siccità nel Sahel. Quindi tutte le popolazioni dei paesi che sono stati toccati da questa siccità, che svolgevano le stesse attività che quelle che svolgeva nel lago Chad, si sono immigrati verso il lago. Quindi ha aumentato la popolazione, e ciò vuol dire anche la domanda delle risorse naturali è stato aumentato. Quindi questo ha avuto un grande impatto su la diminuzione del bacino del lago. La prima conseguenza è la riduzione dei servizi ecosistemici del lago, e queste popolazioni si nutrivano attraverso queste risorse, e il cambiamento ha diminuito di tanto. Dicendo prima, l'area inondata si è diminuita dal 90%, vuol dire che praticamente c'è qualcosa di insignificato, e questo ha aumentato la povertà delle popolazioni che sperano su questo lago, e questa povertà li ha reso vulnerabili, e questa vulnerabilità li ha spinto a pensare ad altre alternative, come possono vivere. E ciò oggi è un gran problema nel Sahel, perché è attraverso quello che è nato o che si è alimentato il gruppo terrorista Boko Haram, perché sapendo che queste popolazioni sono fragili, non hanno i mezzi di sussistenza, e si è approfittato di questa situazione per fare aderire i giovani disperati nella loro linea di combattimento, di terrorismo, e che è esagerato, e prendendo tutta l'area Sahel.